No, no, si qualifichi, è importante. Ma lei, scusi, chi rappresenta? Io chi rappresento? Io rappresento me stesso, se ci permette. L'onorevole dal dettaglio, piacere. Mi perdono, non può rappresentare se stesso. Come non può? Certo che posso rappresentare, deve rappresentare me stesso. Il popolo italiano. Popolo italiano, ma che sta scherzando? Ma perché esiste il popolo italiano? Ma lei che è comunista? Scusi, ma lei che l'ha votato? Ma che? Chi che l'ha votato? Soldi ci vogliono per essere votati. Soldi? Soldi. Ma che vi parlo del referendum, non capite niente, vi parlo del referendum. Allora, innanzitutto che si tolga questo vocio in giro che è un referendum abrogativo. Mi spiego io. Mi perdoni. Se voti sì, si ingredino. Se voti no, non c'è problema. Va benissimo. Ma allora lei sta convincendo gli italiani a votare no? Certo, e ci sono dubbi. Volete votare sì? Ve lo spiego io, che c'è? Che problema? Non c'è problema. Come funziona? Le prime due voci sono sull'acqua, giusto? Volete che l'acqua è un tema importante? Certo, è importante, ma a me che minchia me ne fotte? Io mi lavo con la Ferrarelle, ma che minchia mi sta andando a me? Ma scusi, le bollicine poi? Prego? Le bollicine? Le bollicine, vedete, vengo qua tutta la pelle bella ossigenata, uno si riempie di gioia, frizzante la vita deve essere. Ah, e per gli altri due? Gli altri due? Vabbè, no, vabbè, ma comunque veramente voi volete votare sì per l'acqua? Votate sì, qual è il problema? Che l'acqua diventa di nuovo pubblica? Va bene, ma io mi metto a pisciare nell'acquedotto, qual è il problema? C'è problema? E allora? Ma scusi, ci sono altri due quesiti molto importanti, il nucleare per esempio, lei cosa ne pensa? Il nucleare, siete voi che siete i soliti comunisti che non capite niente, è normale, è chiarissimo, perché oramai ci sono le centrali nucleari di terza generazione. Sì, ho capito, saranno di terza generazione, ma qualche esperto ha definito che le scorie nucleari come un qualcosa da non poter smaltire facilmente. Le scorie. Sì, cosa ce ne facciamo? Ma il problema è un altro, è che se c'è un terremoto di terza generazione, qualche fare? Terremoto di terza generazione? Chiedete delle scorie a me, ma che minchia me ne fotte delle scorie, che c'è il legittimo impedimento, ignorante!